giorno dell'anno 1217 il cardinale Ugolino invitò a pranzo Francesco nel suo ricco palazzo romano. Il fraticello, per la gloria del Signore, accettò di buon grado e le cose andarono più o meno così. Carissimi, è con immensa gioia che vi comunico che oggi avremo l'onore di pranzare con il famoso Francesco di Assisi. Non è stato facile convincerlo, ma è un mio vecchio e caro amico. Posso anzi dire che se oggi Francesco, anziché essere additato come un povero pazzo, è considerato uno dei maggiori personaggi della Chiesa Cattolica, è merito mio. Sì. Sono stato io, sapete, a presentarlo a Papa Innocenzo III, scongiurando il rischio che venisse accusato di eresia. E non a caso lui ha chiesto me come protettore dell'ordine. Come dite? Se ha l'aspetto di un miserabile? Beh, direi che è un tipo stravagante. Ora lo vedrete, ma vi posso assicurare che io non ho mai conosciuto nessuno così profondamente innamorato del Vangelo. Eh sì, però ancora non si vede. Signor Cardinale, siete sicuri che questo verrà? Ma certo che verrà, l'ho invitato io. Non che a Francesco piacesse di farlo aspettare, è che stava finendo di fare il giro delle elemosine. Eccellenza, ma sto Francesco non arriva. Arriva, arriva, non abbiate timore, eh? Quando finalmente fu annunciato dai servitori di Sua Eccellenza, furono spalancate le porte d'oro e un rullo di tamburi lo accolse come se fosse un re. Francesco non pretendeva così tanto, e infatti, appena il cardinale lo vide entrare con sacchi pieni di cibo e pane secco, la sua stima verso di lui scomparve all'istante. Francesco iniziò a distribuire il pane ai nobili invitati. Qualcuno lo guardava con schifo, qualcuno con pena, e non tutti furono contenti di quel regalo. Carissimi, accomodatevi nella sala da pranzo che io e il nostro amatissimo Francesco vi raggiungiamo fra un attimino. Il cardinale non fu tra i più entusiasti. Ma che diavolo fai? Perché, eccellenza? E mi chiedi pure perché? Ma, eccellenza, guardate che io vorrei su un grande onore, eh? Quando un suddito esercita la sua professione, onora il signore ed il suo rappresentante. Non siete voi il rappresentante di Dio? Ah, beh, allora già che ci sei, la prossima volta porta il dolce, che all'antipasto ci penso io. Ma te rendi conto della figura che mi fai fare con gli ospiti? Io ti invito a pranzo e tu te ne vai a fare la questua. Ma che cosa volevi dimostrare, eh? Ma io devo essere modello ed esempio dei vostri poveri, perché so che nel mio ordine ci sono e ci saranno dei frati minori che per amore di Dio sapranno umiliarsi ad ogni sottomissione o servizio. Però ci sono e ci saranno anche quelli che avranno noia ad umiliarsi e a abbassarsi a mendicare. E io devo dare il buon esempio. Non sono ora al Vangelo con una vita da zingaro. Bisogna che accetti di avere un minimo di stabilità e decoro. Questa povertà ostentata tu la scambi per fedeltà a Cristo. Ma non è altro che superbia. Tu vuoi dimostrare di essere l'unico che prende sul serio il Vangelo, vero? E dal momento che chi si umilia sarà esaltato, tu vuoi umiliarti fino allo stremo per essere esaltato oltre ogni limite. Ma no, io ritengo che andare per la questua non sia un'umiliazione, ma anzi un titolo di grande nobiltà, una dignità regale, un onore che mi fa il sommo re. Guarda che Gesù non andava mica in giro vestito come un pezzente. C'aveva una tonaca senza cuciture e Giuda teneva la cassa. Ah, ma già. Tu sei il più cristiano di tutti, vero? Eh? Sei anche più cristiano di Cristo. E allora dimmi, poiché io mangio bene, indosso vestiti di porpora, frequento i potenti della terra, io dunque sarei peggiore di te. Io sarei meno cristiano di te. Dimmi, Francesco.
No, eccellenza, voi non siete meno cristiano di me. Forse siete solo meno libero. Che hai detto? Con tutto il rispetto, eccellenza, voi vivete in un palazzo bellissimo, però siete costretto a chiuderlo a chiave, perché avete il giusto timore che qualcuno entri di notte per derubarvi. Indossate stoffe preziose, però per non sporcarvi i vestiti non potete sdraiarvi sull'erba o abbracciare un lebbroso. Siete ricco, sì, però dovete circondarvi di guardie e di soldati perché avete paura di incontrare un brigante. Ma siete potente, ma dovete inchinarvi di fronte a persone che odiate e disprezzate, dire cose che non pensate e a volte anche cucirvi la bocca, perché se dite quello che altri potenti non vogliono sentire, anche se è la verità, voi, Papa, non ci diventerete mai. Io non sono niente, non ho paura di niente e non devo difendermi da niente. Posso abbracciare il mondo senza paura che il mondo possa fregarmi. È per questo che io non voglio soldi, è per questo che non voglio niente. Se avessi dei beni, dovrei anche avere delle armi per difenderli. È dalla ricchezza che provengono questioni e liti. E così viene impedito tanto l'amore di Dio quanto l'amore del prossimo. Confidare nei soldi è come confidare nelle mosche. È più facile ottenere qualcosa chiedendola in regalo che cercando di costringere qualcuno a vendertela. Voi avete pagato molto per avere il vostro ricco pranzo. E io l'ho ricevuto in dono gratuitamente, e gratuitamente l'ho donato. Allora, signor Cardinale, chi è più ricco?